Allora, intanto grazie per Grazie, signore. essere... Prego. Può innanzitutto presentarsi, cioè spiegare che lavoro faceva, di che cosa si occupava e so tra le varie cose che lei era un militare. Понятно. Ну, я могу сказать, что я в 1987 году Mi sono occupato di ingegneria genetica per 10 anni. Nel 1987 mi sono laureato presso l'Istituto di Tecnologia e Chimica Sottile. Ho studiato alla facoltà di microbiologia e sono arrivato qua all'Istituto di Microbiologia Applicata di Obolensk, vicino Mosca. Nell'Unione Sovietica la parola applicata voleva dire che una ricerca aveva scopi sia civili che militari. Ho lavorato per più di 10 anni per questo istituto. Ho iniziato come stagista e ho terminato come direttore del laboratorio a capo del gruppo analisi e sequenza. Il mio istituto gestiva il lavoro di tutti i laboratori dell'Unione Sovietica. Proprio per questo conosco tutti i laboratori ancora esistenti che si trovano in Russia e in tutte le altre repubbliche ex sovietiche. И, так сказать, были такие открытые у нас работы. Allora, lei immagino che sappia di questi laboratori americani costruiti tutto intorno al territorio russo, anzi, da quello che so, lei ha prodotto un rapporto in cui racconta di questi laboratori e di come appunto gli americani si impossessino dei ex laboratori sovietici per farli loro tutto intorno al territorio russo. Да-да. Ну, я уже еще раз говорю, что я работал... Nel 1991 è stato elaborato un documento che si chiama Nana Lugar e che trattava della diminuzione del pericolo bilaterale USA e URSS. Dopo l'elaborazione di questo documento, gli Stati Unitensi hanno cominciato a occupare tutti questi laboratori sovietici. Agli USA interessava prima di tutto la collezione dei virus, dei microrganismi, che sono stati accumulati in questi laboratori dagli scienziati sovietici. La sola collezione dei microrganismi stoccati in Ucraina costava all'epoca 2 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno fatto finta di prestare aiuto umanitario alle ex repubbliche sovietiche per poter in realtà ottenere gratis queste costosissime collezioni. Nel 1991 USA e Russia erano legati da una profonda amicizia. Proprio per questo gli Stati Uniti sono entrati subito nelle ex repubbliche sovietiche e hanno cominciato a costruire i laboratori. Peraltro era stata creata anche una convenzione per il controllo delle armi biologiche. E fu anche creata una commissione trilaterale, di cui facevano parte Russia, Stati Uniti e Regno Unito, che aveva il compito di sorvegliare che venisse rispettata la convenzione. Noi scienziati russi andavamo a visitare i laboratori anche negli Stati Uniti e gli statunitensi venivano da noi a visitare i nostri laboratori. Venivano qua vicino Mosca e anche nell'istituto che si trova vicino a Novosibirsk, in Siberia. Sfruttando questa nostra amicizia, gli Stati Uniti hanno cominciato a fare quello che serviva a loro. Di contro, oltre 10 russi che vivevano nei pressi dei loro laboratori negli USA e nel Regno Unito sono stati avvelenati. Alcuni di loro erano personaggi di altissimo livello, tra i quali c'è anche il mio collega David Cage. Si trattava del laboratorio inglese di Porton Down. In nome del disgelo, la Russia ha fatto il possibile e anche l'impossibile. Sono stati rottamati i missili Satana e un intero complesso ferroviario che trasportava quei missili. Si trattava di armi impossibili da localizzare. Erano invisibili. E tutto questo è stato distrutto. Sempre per tenere fede a questa amicizia, un ambasciatore, Sergei Kislyav, ha rivelato a Washington i laboratori chimici e biologici che andavano smantellati. Gli Stati Uniti erano d'accordo, ovviamente, finché Mosca non ha deciso di farla finita con questa sudditanza. Звонок Козырева из Москвы. Все, принимайте условия американцев без всяких возражений. Però poi, anche dopo che è arrivato Putin, loro hanno continuato, insomma, hanno continuato a fare il lavoro nei laboratori al di fuori della Russia, quindi hanno continuato a sviluppare queste armi. Mi può dire anche in quali paesi esattamente c'è la presenza americana in questo momento? Да. Ну, в общем, до 2001 Fino al 2001 gli americani facevano questo gioco con i russi, ma dopo l'11 settembre è cambiato tutto. E quando è apparso il virus dell'ulcera siberiana si è capito che si trattava di un attacco terroristico e abbiamo chiuso i nostri laboratori a tutti gli stranieri, in particolar modo agli americani. E Stati Uniti e Inghilterra sono usciti dalla convenzione.
Nonostante il buon rapporto che Putin aveva col presidente americano George Bush. Allora, non mi hai detto i nomi dei paesi, però, dove, in quali paesi gli Stati Uniti hanno in questo momento laboratori? Практически во всех, кроме Белоруссии. I laboratori USA sono ovunque nelle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne la Bielorussia. Moldavia, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizia, Uzbekistan, Tagikistan. Non ci sono in Turkmenistan. Lo scopo è quello di mettere questi laboratori nei paesi che confinano con la Russia. Hanno близко к территории вероятного противника, которым они продолжают считать Россию. Non ha nominato nemmeno le repubbliche baltiche. В Балтии тоже что-то есть, какие-то лаборатории, но там они... Ci sono anche lì, ma i laboratori non fanno cose clamorose. Si procede con esperimenti nascosti, fatti anche sulla popolazione. Come avviene in Ucraina. La popolazione ucraina è paragonabile ai conigli di laboratorio. È usata per le loro sperimentazioni. Фактически являются подопытными кроликами для американцев. Test di queste armi biologiche vengono fatti su esseri umani? Magari inconsapevoli oppure consapevoli, cioè come funziona la cosa? Perché grave sarebbe una cosa del genere. Это происходит сознательно, потому что la sperimentazione sugli esseri umani è consapevole. È successo che tutti questi laboratori durante l'Unione Sovietica erano sotto il Ministero della Sanità. Nel 2005 è stato firmato un accordo tra Stati Uniti e Ucraina circa la gestione dei laboratori ucraini da parte degli USA. L'Ucraina ha passato i suoi laboratori sotto il Ministero della Difesa e il Ministero della Difesa li ha poi passati sotto il controllo dei militari americani. Adesso sono gli americani a gestire le armi biologiche e la sicurezza biologica in Ucraina. Direttamente loro, senza intermediari. In cambio di 2 miliardi di dollari, tanto è costata la svendita agli USA di laboratori così preziosi, sia quelli di livello 3 che quelli di livello 4. In Ucraina ci sono ad esempio l'istituto di Kharkiv, P4, aperto nel 2009, il laboratorio di Odessa gestito da Richard Lugar Center statunitense. Dopo il golpe del 2014, gli USA hanno aperto in Ucraina altri 15 laboratori. Venne il senatore repubblicano Richard Lugar in persona ad aprire una serie di questi laboratori. Dopo quest'ultimo passaggio cominciano a succedere cose terribili. Nel 2014 è nato un organo di sorveglianza epidemiologica, un organo che deve gestire e fare la sorveglianza sulla salute della nazione. E da questo momento in poi sono cominciate delle epidemie incredibili. L'ex premier ucraina, Yulia Tymoshenko, ha detto che dal 2014 in Ucraina, a causa di diverse epidemie, sono morte 200.000 persone. È impossibile che oggi in Ucraina per un'epidemia possano morire così tante persone. Quando hanno dismesso questo organo di sorveglianza, sono cominciate le epidemie, anche peste dei polmoni, polmoniti atipiche, persino malattie africane inesistenti in Ucraina. Per quanto riguarda la sperimentazione, ci sono le prove che queste armi batteriologiche siano state sperimentate prima di tutto sui militari, sui prigionieri, nei soldati russi tornati in patria e nei soldati della Repubblica Autonoma del Donbass, la DNR. Sono stati rintracciati anticorpi di tante malattie, alcune come l'epatite di tipo A e B e tante altre malattie, come quelle africane, che neppure esistevano sul territorio ucraino. Malattie che una persona non riesce a raccogliere in giro nemmeno nel corso di tutta la sua vita. Ci sono le prove di queste sperimentazioni, prima di tutto sui militari, soprattutto sui militari. Ci sono migliaia di morti tra i militari. Ci sono state migliaia di morti tra i militari dovute a queste epidemie. Poi ci sono le vittime nei manicomi, sui prigionieri, sugli orfani. Tutte decisioni andate nella direzione dell'illegalità e contro l'etica e la logica. Gli americani hanno fatto tutto questo. Loro sono i buoni e quindi per quante cose di male facciano nessuno gli dirà mai nulla. Tutto al più fanno finta di nulla e ignorano le proteste. Ma l'Ucraina si è prestata a tutto ciò. На Украине не фиксировались, они просто расцвели пышным цветом. Ma lei queste prove ne parla perché per sentito dire oppure le ha viste queste prove? Ha ascoltato le testimonianze, ha visto la documentazione? Prima di tutto il Ministero della Difesa ha dichiarato che loro hanno le prove. Hanno trovato le cisterne che contengono il concentrato delle sostanze patogene. Parliamo di cisterne da 100 litri, concentrati.
Sono stati trovati anche gli attrezzi che servono a spruzzare il contenuto di queste cisterne su vasti territori, come un aerosol che sparge in giro agenti biologici mortali. Sono stati trovati documenti delle sperimentazioni sugli uccelli che sarebbero dovuti finire in Russia, perché gli uccelli sono il nuovo tipo di trasporto per i virus, e gli uccelli ucraini infetti sono comparsi in territorio russo. Quando si parla di armi batteriologiche, non si deve pensare a un contenitore piccolo con dentro i batteri, come si usava prima, come aveva utilizzato il segretario di Stato USA Colin Powell. Le armi biologiche possono avere molti vettori diversi, aerei, missili e perfino gli uccelli. Uccelli infetti sono entrati dall'Ucraina in territorio russo. La storia degli uccelli è molto interessante perché il virus arrivato tra noi, il Covid, prodotto dal Pentagono, ha avuto un passaggio in un istituto di ricerca olandese. È passato tra le mani degli stessi scienziati che hanno lavorato e lavorano nei laboratori ucraini con gli uccelli. Gli uccelli sono molto efficaci. I droni possono viaggiare per 500 chilometri, gli uccelli per migliaia di chilometri. Gli uccelli che nidificano in territorio russo è certo che ogni anno tornino in Russia. Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un elenco di strane e insolite, per queste parti, malattie infettive che si sono diffuse negli ultimi tempi, tutte diffuse in zone sorvolate o frequentate da uccelli che vengono dall'Ucraina. Questo programma, diciamo, ornitologico, è incluso nell'accordo firmato tra Stati Uniti e Ucraina. В одном из голландских научных центров. Lei ha parlato di uccelli che portano in giro i virus. È una pratica comune, nel senso che gli ultimi virus che si sono sparsi in giro per il mondo, insomma, i focolai che ci sono stati, possono essere frutto di virus fatti in laboratorio e poi diffusi con gli uccelli? Il virus SARS-CoV-1 è stato creato dagli statunitensi, è il coronavirus, una parte che riguarda la persona e una parte dei pipistrelli. Quando hanno provato SARS-CoV-2 nel 2014, hanno deciso di chiudere la sperimentazione sul territorio degli Stati Uniti e portare questi esperimenti sul territorio della Svizzera, a Zurigo, vicino al confine con l'Italia e con la Francia, ma anche in Nirefa, che si trova in Ucraina, dove c'è un laboratorio di quarto livello. A ottobre 2019 l'organizzazione Metebiota ha chiuso il contratto con Pentagono, un contratto da 26 milioni di dollari, e subito dopo è cominciata la pandemia. A luglio 2019 nel Fort Detrick è successo che dei militari sono stati colpiti da questo virus e hanno preso un tipo strano di polmonite perché morivano, non riuscivano a curarli. I militari hanno prima sollevato la questione con il governo degli Stati Uniti, poi è stato vietato parlare di coronavirus. Ci sono tanti modi per diffondere questo virus, ad esempio i cinesi hanno avuto tanti casi quando hanno trovato il virus nei frutti di mare. Se fosse stato un virus normale non sarebbe stato possibile perché quelli che colpiscono gli uomini non possono vivere anche negli animali, nei pipistrelli o negli uccelli, insomma in qualsiasi altro animale. Solo per il fatto che questo tipo di virus vive sia nell'animale sia nella persona ci suggerisce che questo virus è stato creato sinteticamente. Lo sanno tutti gli scienziati, ma non tutti ne parlano perché molti scienziati vivono con i dollari americani e per questo tacciono. Io sono convinto che i virus siano sintetici e non naturali, creati nei laboratori. Se guardiamo le statistiche sulla divulgazione del virus, non è lineare come un virus normale, ma i punti diversi della nascita. Se poi guardiamo l'Iran, non ci sono i centri turistici, dove sono i turisti a portare i virus, ma è un quartiere governativo e anche un centro religioso dove non entrano i turisti. Se guardiamo Cuba, la fonte del virus è stata di gestione militare, naturalmente non entrano i turisti. Un certo numero di generali sono morti dopo che è comparso questo virus. Questo ci fa desumere che questo virus è stato divulgato con il metodo di sabotaggio. Anche in Russia, quando tanti americani hanno lasciato il paese, la crescita del virus è caduta molto. Распространение вируса оказались эти возможности сильно ограничены. Allora, c'è il figlio di uno dei più grandi scienziati della storia, che si chiama Sabin, è quello che ha inventato il vaccino contro la poliomielite, che sostiene, lui lavora anche nel laboratorio americano, insomma è uno scienziato di valore, è convinto che Omicron non sia una variante del virus, del SARS-CoV-2, ma sia un altro virus. È possibile che Omicron, intanto lei è d'accordo con questa cosa, e poi Omicron si stava studiando che lei ne sappia in quei laboratori ucraini,
E potrebbe essere uscito lì? È possibile che sia stato creato, perché ci sono più di 300 laboratori biologici militari in tutto il mondo. Laboratori che creano morte e utilizzano come cavi animali ed esseri umani. Il SARS-CoV ha prodotto molte migliaia di varianti, ma non così tante. Quindi poteva. Quella versione, che è la mutazione Omicron, non credo sia naturale, perché mutazioni così veloci in natura non esistono. Così tante mutazioni non ci sono mai state nella storia dell'umanità. Si tratta di qualche migliaia di nucleotidi e in natura non è possibile. Possiamo fare un confronto con l'AIDS. Io mi sono occupato di AIDS e sono convinto che anche questo sia stato creato in laboratori americani perché è una malattia anomala, perché si sono unite due proteine della persona e una della scimmia. Purtroppo non ho potuto terminare questo mio lavoro sull'AIDS perché nel 1991 l'Unione Sovietica è stata sciolta, così sciolta nel nulla, e con essa tutto il sistema di laboratori. Ci hanno chiusi anche perché il signor George Soros ha detto che se la Russia avesse continuato con queste provocazioni cercando di capire le colpe degli USA, avrebbero interrotto il loro programma di aiuti alla scienza sanitaria russa. Per questo non mi è stato permesso di continuare le mie ricerche. Ho cercato in seguito di portare a termine le mie ricerche, ma non c'erano più le condizioni per farlo. Al termine degli anni 90 i britannici si sono fatti vivi e hanno preteso che gli consegnassimo tutto. Ci hanno trasformati in schiavi per loro e così si è persa traccia delle mutazioni. 10, 50, poche altre decine di nucleotidi sono possibili, migliaia di mutazioni no. Il virus SARS di nuovo, migliaia di nucleotidi. Cosa mai vista. E poi c'è stata una trasformazione. Anglotensina si è trasformata in ferment, una mutazione dovuta al fatto che hanno preso il virus, lo hanno potenziato, poi di nuovo mescolato con la SARS. Insomma, hanno prodotto un'ecatombe. 6 milioni di persone sono già morte, alcune decine moriranno in futuro. Hanno utilizzato due tipi di proteine che in natura non si uniscono mai, mentre nel virus erano unite. E questo conferma che si tratta di un virus sintetizzato dall'uomo. Десятки мільйонів, а скільки ще погибне, неизвестно. Quindi diciamo dovremmo aspettarci nuovi virus che arrivano in quest'inverno, che magari vengono prodotti ancora in questi laboratori, ma ancora funzionano questi laboratori oppure li hanno chiusi in Ucraina, dico. Ну, те, которые находятся на территории. I laboratori che sono sotto il controllo dei militari russi non funzionano più, naturalmente. Mentre quelli che sono sul territorio controllato dagli ucraini, io non so dire se funzionano. Probabilmente sì. Io sono convinto che i militari russi debbano occupare la zona dove si trova il laboratorio di Nerefa, perché il laboratorio di Nerefa è molto importante. È lì che hanno fatto la sperimentazione sul Covid. È lì, in quel laboratorio P4, che gli statunitensi hanno investito più di 100 milioni di dollari. È tanto importante quanto pericoloso. È un obiettivo molto importante da raggiungere. Bisogna il più rapidamente possibile prenderne il controllo. Per il bene dell'umanità è necessario prendere il controllo di tutti questi laboratori biologici degli americani, come pure bisognerebbe creare una commissione formata da tutti i paesi che hanno sofferto a causa dell'attività di questi laboratori. Cosa che ho ribadito in diverse sedi, tra cui la televisione e vari consessi internazionali. I paesi che hanno sofferto l'aggressività biologica degli USA sono la Russia, la Cina, l'Iran, Cuba, l'India, eccetera. Bisogna agire senza affidare la questione ai politici, ma creando appunto una commissione formata da scienziati, da specialisti, gli unici credibili. Perché i politici possono anche essere virtuosi, ma di queste cose non capiscono nulla. Insomma, una commissione internazionale di esperti che si connette con la politica e cambia le cose e ci protegge. I laboratori biologici americani lavorano in più di 25 diversi paesi, non potranno che portare tra noi nuove pandemie. Qualcuna d'inverno, qualcun'altra d'estate, pandemie stagionali come i monsoni, le piogge. Quei laboratori sono una calamità. Gli Stati Uniti investono ogni anno oltre 2 miliardi di dollari nello sviluppo di questi laboratori. Per questo credo che nuove pandemie siano inevitabili. Nel 1999 il direttore della CIA, George Tenet, ha pensato che la guerra futura sarebbe dovuta appartenere agli specialisti e avrebbe dovuto colpire le specificità delle popolazioni. E così gli Stati Uniti hanno cominciato questa attività alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90. Ad esempio hanno chiesto agli istituti russi che si occupavano del genere
genoma umano di fornire non solo i dati, ma tutti i risultati, e non solo, di fornire anche sangue, perché lo scopo era quello di studiare i geni delle diverse etnie. Questo perché la Russia aveva già sviluppato un programma del genere tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, raccogliendo un'enorme banca dati sulle popolazioni slave e su tutti gli altri gruppi etnici che vivevano all'interno dell'Unione Sovietica. Noi ce ne occupammo sia con le strutture ufficiali sia con quelle non ufficiali. Di questo si occupano anche i gruppi religiosi, come i mormoni o quelli di Scientology, che studiano i geni per capire le radici dell'uomo o come allungare la vita dell'uomo. Si sono occupate della questione decine di imprese, di aziende prestigiose. Se ne sono occupate in modo professionale. In Ucraina, per esempio, o anche in Cina, si stava sviluppando un programma biologico. Insomma, era stato messo in piedi un sistema che stava bene a tutti, specialmente agli Stati Uniti. Quindi si può dire che la nuova frontiera delle armi biologiche è quella di armi biologiche genetiche, che si basano sul DNA e che si sta studiando, io non so, magari lo sa se a che punto è questo studio, se hanno già prodotto delle armi tarate su dei gruppi sociali o dei gruppi territoriali, insomma. Tutti gli zingari, tutte le persone che vivono in un certo posto, cioè si possono uccidere solamente certe persone, le altre non si infettano per niente, cioè così funzionano. No, пока ещё, конечно, это нельзя сказать, что это закончено. Non posso affermare che hanno già creato questo tipo di arma biologica, però sicuramente stanno studiando e hanno già dei risultati notevoli su questo. Senza dubbio si tratta di armi innovative. Ad esempio, c'è questo tipo di fermento di alcol, deidrogenasi. Ci sono i popoli che hanno l'enzima alcol di deidrogenasi basso. Coloro che posseggono poco questo enzima diventano alcolizzati velocemente, come per esempio le popolazioni del nord di pelle rossa, mentre coloro che hanno i livelli alti di questo fermento non possono diventare degli alcolizzati, come per esempio i giapponesi. Anche se poi soffrono di emicranie e possono avere conati di vomito. I russi sono una via di mezzo tra gli alcolizzati potenziali. Insomma, ogni popolazione ha le sue caratteristiche genetiche e su questo fanno leva le armi biologiche di tipo genetico. Si possono realizzare in teoria armi a qualsiasi cosa. Ad esempio i giapponesi negli anni 20 e 30 del secolo scorso hanno scoperto che i russi e gli slavi sono predisposti ad ammalarsi di tifo, malattia che non colpisce seriamente gli asiatici. Così in passato si è usata tanto questa malattia sul territorio russo. Durante la guerra civile sono morte molte più persone di tifo che per i combattimenti. E credo che Omicron sia stato creato dagli americani per i cinesi, perché non ci sono altri popoli che soffrono così tanto per questa variante. Gli americani con Omicron hanno colpito nel segno. Per esempio Shanghai è stata messa due volte in lockdown. Di Omicron sono morti a Hong Kong, in Corea del Sud. In Corea del Sud, per esempio, sono morte 40.000 persone a causa di Omicron. È una cifra notevole se si pensa che la popolazione è di 40 milioni. Quindi la volontà degli americani di ripetere quel che hanno fatto c'è. I laboratori pure. La fantasia perversa degli scienziati anche. Questa strada intrapresa teoricamente non ha limite. In che misura Big Pharma è coinvolta nei laboratori ucraini? Molto. Credo che Big Pharma sia molto coinvolta. Per esempio a Ternopil in Ucraina, nel 2009 c'è stata un'epidemia di polmoniti emorragiche atipiche che aveva ucciso 450 persone. Da quel che ricordo, gli americani chiusero subito il laboratorio. E subito dopo, per curare le persone da questa epidemia, un'azienda farmaceutica che si chiamava Baxter ha venduto il vaccino per 120 milioni di dollari. O forse non era la Baxter, non ne sono sicuro. È il loro business. Questo tipo di sperimentazione è usuale per le case farmaceutiche americane. Prima creano il virus in Ucraina, poi fanno la sperimentazione di questo virus sulla popolazione ucraina, che ospita il laboratorio, e infine vendono i vaccini per curare gli ucraini che possono contrarre la malattia provocata dal virus. Ad esempio nel 2010 in Indonesia hanno chiuso un laboratorio biologico statunitense P4 perché il governo indonesiano ha scoperto che là dentro gli statunitensi facevano sperimentazione sull'influenza degli uccelli e quando hanno chiesto i risultati di questa sperimentazione gli USA si sono rifiutati perché hanno scoperto che in realtà si stavano sperimentando armi dirette anche alla popolazione indonesiana grazie all'analisi del DNA. Hanno capito che era un pericolo per il paese e che in quel laboratorio si creava la malattia per poter poi vendere il vaccino.
Tutto questo è apparso terribilmente evidente quando nel 2019 è apparso il Covid. A quel punto non era più possibile nascondere l'attitudine degli USA a costruire armi biologiche e a sperimentarle sulla popolazione, ovviamente con il contributo delle case farmaceutiche pronte con i loro vaccini. Прибыли там десятки миллиардов долларов оцениваются. Volevo sapere, quando c'è stato il Covid in Italia, sono venuti i soldati russi a costruire un ospedale da campo e a sanificare la zona in cui più colpita, quella di Bergamo, che è la zona più colpita dal Covid in Italia. Quello che è emerso, insomma, le informazioni in Italia sono emerse, è che i russi in cambio hanno chiesto il sangue dei bergamaschi. Esattamente che cosa ci hanno fatto con questo sangue? Tutti sanno che il metodo più efficace per combattere la malattia è il plasma delle persone malate. Quindi era il plasma l'obiettivo dei russi. E anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha raccomandato questo metodo perché è quello più efficace, appunto. Anche in Russia è stato chiesto alle persone malate di dare il sangue, il plasma. Una dose, una porzione, è stata pagata a 5.000 rubli. Il territorio ucraino è diventato una bomba, non solo per la Russia, per la Bielorussia, Moldova, Ungheria, Romania, eccetera, ma anche per la Polonia e tutta l'Europa, perché prima di tutto hanno liquidato l'organo di vigilanza sulla salute e quindi non esiste più un sistema che controlli sulla sanità. Poi molti medici sono andati via e se dovesse scoppiare un'epidemia non ci sarebbe il personale medico pronto ad intervenire. C'è una statistica inquietante che riguarda la presenza degli statunitensi sul territorio ucraino. Dopo un anno di studi su una certa malattia sorge un'epidemia di questa malattia che hanno studiato durante l'anno. Ad esempio, i tedeschi sono venuti in Ucraina a studiare quella che si chiama febbre emorragica del Congo e della Crimea, una ricerca che viene da lontano, in quanto venne fatta molti decenni prima dal famoso medico e criminale nazista Josef Mengele sui prigionieri dei campi di concentramento. Questo spiega bene quali sono le radici di questi studi. Al momento ci sono milioni di ucraini che girano l'Europa come profughi. L'Europa quindi corre anche un alto pericolo. La presenza di profughi ucraini, perché su di loro sono state sperimentate tutte queste armi biologiche da parte degli americani. Non escludo che alcuni virus siano stati portati proprio da loro, i profughi, il Covid, Omicron. In Europa io sarei molto preoccupato. La malattia del vaiolo delle scimmie, una variante, è stata portata proprio dai profughi ucraini. Al posto degli europei io li metterei almeno in quarantena, questi profughi. Negli ultimi 10 anni il loro fisico non è mai stato controllato. Non si può in Ucraina. Potrebbero avere in corpo qualsiasi cosa. L'effetto collaterale del vaccino AstraZeneca, che ha creato il vaccino sulla base dell'adenovirus delle scimmie, probabilmente la stessa malattia, è l'effetto collaterale del vaccino stesso. È un'altra versione, ma servono ancora degli approfondimenti per capire se sia veramente così. Invece sono convinto che i profughi ucraini siano pericolosi e vanno sottoposti a esami accurati, perché esistono malattie che si trasmettono anche per via sessuale. Novonecinania, глубокі історичні корні. Però, a questo punto faccio un'ultima domanda, perché sono moltissimi profughi ucraini che sono venuti qui in Russia. Это тоже проблема, но это уже проблема нашего санэпиднадзора, пусть он ими занимается. Anche questo è un problema, ma è nostro. Io sono convinto che andrebbero fatti degli esami specifici a chi arriva dall'Ucraina, perché l'Ucraina è una bomba biologica. Vorrei aggiungere una riflessione sull'operazione speciale in Ucraina, visto che sono stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il terzo comitato delle Nazioni Unite, incaricato delle questioni sociali, umanitarie e culturali, ha approvato il 18 novembre 2020 la risoluzione combattere la glorificazione del nazismo, neonazismo e altre pratiche che contribuiscono ad alimentare le contemporanee forme di razzismo, di discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza. E la Russia ha sottoscritto, mentre due soli membri delle Nazioni Unite hanno votato contro: Stati Uniti, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, e Ucraina. Не обязаны получать согласие Совета Безопасности ООН, они имеют должны только уведомить. Bene, grazie mille allora. Thank you very much.